Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo. L'anniversario di Marilyn Monroe, i 100 anni dalla nascita. E poi c'è un ricordo ulteriore che è legato al nome di Marilyn Monroe. Marilyn Monroe è un'icona internazionale che raggruppa praticamente tutto il mondo. E c'è un cordone ombelicale tra Marilyn Monroe e invece una figura più locale, ma altrettanto importante per quanto riguarda appunto la nostra comunità, sia culturale, artistica, italiana, locale, bolognese soprattutto, poi italiana di richiamo nazionale, che è Gregorio Scalise. Gregorio Scalise purtroppo ha avuto un ictus e quindi ci fa piacere legare questi due ricordi. Ringrazio Gilles che ce n'ha dato l'occasione. E allora dalle parole di Gregorio Scalise, che ha dedicato un'opera teatrale, giusto Gilles? Sì, appunto, che ha rappresentato nel 2000, quando Bologna era città della cultura, nell'ambito della mia mostra Seduzione ad arte a Palazzo Notai, con una sola attrice. Poi l'ha rappresentato in altri teatri. E quando ieri ho sentito del 50 anni della morte di Marilyn, ho cercato il manoscritto che lui mi aveva dato in quell'occasione, quindi 10 anni fa, e l'ho trovato. Quindi ho detto, perché non fare un omaggio a questo grande poeta che è proprio più creativo, più straordinario, molto premiato e apprezzato, che abbiamo in città e attualmente non sta benissimo. Quindi ho fatto un po' di confusione con i 50, 100, eccetera, mi chiedo scusa che prima, il centenario che l'ho confuso con il centenario. Comunque, a parte questa piccola mia imprecisione, rimane fermo però l'omaggio che facciamo stasera, il doppio omaggio a Gregorio e alla grande Mary. Dice Marilyn: sono la donna più desiderata del mondo e non ho nessuno con cui uscire il sabato sera. Marilyn, una delle più grandi icone del nostro tempo, nascondeva dentro di sé tutta la fragilità di una donna in cerca di amore. L'infanzia sfortunata, gli amori, i matrimoni, la carriera, il giallo della morte avvenuta 50 anni fa, il 3 agosto 1962. Il grande poeta Gregorio Scalise dedica alla vera diva del cinema una pièce teatrale scritta nel 1999 che evoca i desideri, le emozioni, le paure negli ultimi giorni di vita di Marilyn. La forza erotica sprigiona dal mio corpo, è la voglia di mia madre. È la forza che unisce il desiderio al ricordo di lei. Bene. Allora, da questo, appunto, da questa opera teatrale abbiamo estrapolato, su scelta di Gilles, 3 pillole che vi faremo sentire dalle nostre attrici, che passeranno da Bram Stoker a Gregorio Scalise, la Giovanna e la Giuliana. Avevo cominciato questo cammino con Bus Stop, forse seguendo le indicazioni di Miller. Avevo letto sui diari di Dostoevsky di una ragazza del popolo che era precipitata dal quarto piano in una casa di Pietroburgo. Era una cucitrice, disperata, perché non aveva più lavoro. Si era buttata dalla finestra stringendo fra le mani una immagine sacra. Probabilmente questa circostanza colpì la fantasia di Dostoevsky. Scrisse che era un fatto da non potersi credere, due cose così in contraddizione, una immagine sacra e un suicidio. E pensò che si doveva trattare di una persona rassegnata a tutto, di una mite. In lei, aggiunse, non ci dovevano essere state né proteste né rivolta, semplicemente le era diventato impossibile vivere. Mi decisi a interpretare Bus Stop pensando alla mite. Una volta, in piena interurbana, Miller mi disse che ero come una poetessa che recitava poesie in un angolo di strada, mentre la folla mi strappava i vestiti di dosso. Stop.
Strasberg sapeva incoraggiare il talento dei suoi attori. Di me disse che ero una persona in attesa di qualcuno che premesse un pulsante. «C'è una gran luce bianca che circonda Marilyn», disse una volta. «Da New York tornavo di tanto in tanto in California. C'era sempre il sole in California, ma io ero sempre pallida. Non mi piaceva uscire durante il giorno, non facevo ginnastica. La vita all'aria aperta non aveva per me alcuna attrattiva. Dormivo, molto champagne, telefonate, visita allo psicanalista, prove di vestiti. Forse, coscientemente o no, cercavo ancora di fare chiasso intorno alla mia persona. Ogni mia azione doveva essere nota. Lo volevo e non lo volevo al tempo stesso. Ero gelosa e prodiga della mia intimità. Ma dove cominciava e dove finiva l'intimità della fidanzata d'America? Chi decideva il senso delle notizie? Il caso? Nessuno? La pubblicità? Io? Loro? Tutti insieme? Chi era la vittima? Quando mia madre era stata rinchiusa in un manicomio, qualcuno pensò bene di mettermi in un orfanotrofio. Orfana, come Ben Hecht mi aveva descritta, lo sarei diventata col tempo. Ebbi un bel gridare, davanti a quel brutto posto. Non sono orfana, non lo sono. Ormai la cosa era fatta. Sicuramente fu un trauma, come fu la morte della zia Danna. Il giorno dopo la sua morte mi buttai sul suo letto e restai sdraiata lì con la testa sotto il cuscino. Era l'unico modo in cui potevo tollerare quella improvvisa mancanza. Poi andai al cimitero. Stavano scavando una fossa, c'era una scala a pioli. Chiesi se potevo scendere e loro dissero di sì. Scesi, mi sdraiai per terra e guardai il cielo dal fondo della fossa. La terra sotto il mio corpo era fredda. Gli uomini cominciarono ad incuriosirsi, a ridere. Qualcuno mi tirò qualcosa addosso. Mi restò impresso il loro sguardo. Saranno stati 6 o 7. Si davano gomitate l'uno con l'altro e si sporgevano per guardarmi meglio. Alcuni cominciarono a scendere e uno di loro cercò di toccarmi. Una forza strana mi comandava di restare lì. Per qualche minuto non ebbi capacità di intendere e di volere. Non pensavo a niente, eppure sentivo che non ce la facevo a distaccarmi da quel luogo e quegli uomini. In quel momento facevano parte della sensazione che stavo vivendo. Quella sera del 2 agosto 1962, l'America scelse il suo destino. Né Robert né John mi vollero al loro fianco. Io non ero una diva qualunque. Ci fu l'amore e la morte. Si incrociarono due dinastie e in quello scontro l'America perdette l'equilibrio e cominciò a cadere come un uccellaccio ferito al fianco. Se mai le esistenze servissero da esempio, le cose che sto dicendo possono anche non essere vere. Ma il mondo non è così solido come si pensa. Ed ora... eccomi qui. Gli uomini hanno sfondato la porta. Si sono impossessati di me, persino delle mie mutande. Qualcuno ha deposto un cesto qui. Saranno tutte mie? Certamente le dovrò firmare. Come volano gli slip firmati nell'aria. Non ho tempo adesso per altre meditazioni. Mi devo preparare per un'altra festa e mi devo vestire. In questo party non ci sono vestiti. Stirami 1000 camicie, 3000 jeans. Uno mi andrà bene. Chiamate le sarte. Voglio che mi cucino addosso un vestito per il viaggio che mi attende. Un abito bianco latte come il chiarore della luna, col suo taglio obliquo e occidentale. Un abito lindo, perfetto come un amore. Elegante come una battuta che si imprime inaspettatamente sulla pellicola sotto il naso del regista. Col colore della sposa. Un vestito di morte. Un abito da vergine per me. Testo sul valore dell'erotismo nella vita di ognuno, scritto da Gregorio Scalise nel 1988. È una nota positiva per l'uomo il fatto di esistere accanto a presenze invisibili, di tratteggiare un'esistenza ai margini del mistero. È lungo il crinale di coloro che sanno e che non sanno, di quelli che osano e nascondano le carte, che si svolge l'eterna dialettica di chi confonde e di chi si fa confondere, l'effetto cioè della prospettiva. Ma cos'è l'erotismo? Si potrebbe rispondere che è un insieme di solitudine, esistenzialità, percezione della rabbia, del sé, vuoto sperimentale, tutto forse, e in misura minore, piacere.
La dimensione dell'erotismo è proprio là, nello sguardo, nella rivelazione dell'immagine mentre la ricordiamo, nel volto che appare fra gli altri sogni, nella figura che si affaccia al balcone onirico e scompare. L'erotismo è dimensione studiata e rappresentata. L'erotismo è un oltre, è la mantenuta promessa di rivelazione. L'ostacolo si rappresenta per la sua impossibilità a rappresentarlo. L'amore, il rapporto fra i sessi sono solo un dettaglio. La presenza dell'erotismo si rivela nella voce, ancor più nel silenzio, riguarda solo tangenzialmente la bellezza. È la parola poetica nata nella sua pre-primavera. È una sorta di strada, di voce che ci chiama, che ci porta verso l'aperto. L'erotismo è un viaggio nell'esotismo, dove la dimensione mentale ci ricorda che tutto è possibile, che il nostro corpo non è un involucro pesante. L'erotismo col corpo crea la sua nascita e la sua estinzione, come dimensione spirituale esiste senza esistere, come dimensione solo corporale sarebbe sminuito. Perciò l'erotismo ha bisogno della mente e del corpo, più ancora di un particolare rapporto della mente col corpo. Questa dimensione si potrebbe chiamare raggiungimento del sé e non è individuabile ma interpersonale. L'altra mente si mette in contatto con l'altro corpo e l'altro corpo si mette in contatto con l'altra mente. Non si creda che le vie di questo contatto siano solo fisiche o solo mentali. È un'energia che crea questo impulso, energia che nasce dal risveglio di una mente e di un corpo. È proprio in quel momento che l'erotismo rivela la sua natura decisamente rivoluzionaria. L'erotismo è una cruna d'ago, è una porta mentale, un verso di poesia. L'esatta intersezione del tempo col proprio corpo e con la propria mente. L'erotismo è di tutti, ma la sua particolare natura lo rende terra di nessuno. È nell'ambito di questa terra di nessuno che Gil David, attraverso il percorso della pittura, esplora, percorre, ridisegna le immagini di la prateria profumata, prateria dove il cuore, il piacere, rimangono sospesi nel silenzio sconfinato. Con questo messaggio sincero che rivolgiamo a Marilyn, alla sua sensualità, alla sua bellezza, alla sua bravura, saluto anche il grande Gregorio. Scusatemi, ma non sta bene attualmente. Beh, no, Gilles... C'è un applauso anche a Gregorio. In qualche modo cerchiamo di, appunto, di farlo comunicare. Parole grandiose. Sì, questo è un articolo. No, che era un articolo che aveva fatto una. Sì, per una doppia mostra. Sì, una mostra a Bologna e una mostra a Montecchio Marconi. E poi questo testo è stato letto in varie occasioni anche di poesia, perché è un testo poetico e raramente un poeta tocca questo argomento con la competenza, la creatività, la grande poesia che Gregorio ha. Certo. Quindi, grazie. Niente. No, grazie agli artisti che esistono, perché senza il mondo senza artisti io credo che sarebbe un mondo ben povero. Immaginate solo politici, industriali, assicuratori, banchieri, cioè io credo che ci sia da spararsi, cioè chi non ha, ci sarebbe da spararsi veramente. Grazie, grazie, mille grazie agli artisti che ci rendono sopportabile questa vita. Ed è il senso che noi cerchiamo di trasmettere anche qua col Costa Arena, nonostante vicini, nonostante tutti cercano di, insomma. Chiuso questa parentesi, chiudiamo la serata con manteniamo questo livello un po' così culturale di intreccio tra poesia e musica e con Elisabetta Lanfredini, che questa c'è però non è, no, forse dietro c'è, sì, ah è lì, ecco, Elisabetta, ero già preoccupato. Elisabetta Lanfredini è amatruda al piano, Massimiliano, ecco.
vado un po' a memoria, allora faccio un po' di canto. Massimiliano Matruda al piano, Elisabetta Lanfredini voce, che ci fa questo viaggio particolare, no? Nella poesia e nelle voci del mondo, l'hai chiamata.